Buongiorno a tutti, oggi è 16 ottobre 2019, ci troviamo qui in via Cardinal Massaia in Alessandria e abbiamo già il professore che è un po' agitato e anche Gianni che hanno già fatto una prima ricognizione di una segnalazione che abbiamo ricevuto, professore. Cosa riguarda? Queste cattedrali nel deserto di un passato glorioso e che sta andando in disfacimento. Questo edificio, vieni qua Vieni Gianni. Fabio, questo edificio Che cosa sarebbe questo edificio? ricorda un po', diciamo, gli edifici industriali, l'archeologia industriale del secolo scorso, ma anche dell'inizio È dell'anno. l'ex consorzio agrario questo qua. L'ex consorzio Ex consorzio agrario. agrario, che era una struttura fino a 20-25 anni fa molto importante e aveva soci, aveva anche un'attività, anche vendita al minuto, io me lo ricordo, e che è fallita È miseramente, è fallita andata. nel periodo dell'alluvione del 94. È fallita per... ci fu un grosso scandalo, però non siamo qui per questo. Qua è un altro capitolo sempre dei senza tetto, dei clandestini, perché questa persona che ci ha segnalato la cosa ci ha anche detto che scavalcando Precisione. staccionata, e si ha accesso a tutto l'edificio, peraltro pericolante e molto pericoloso. Se tu riesci, Sì. Fabio, a dare uno sguardo, Sì. Sì. anche i nostri amici riescono a farsi un'idea di che cosa c'è lì dentro. Innanzitutto, dietro questi cassonetti ci sono questi panettoni di cemento dove presumibilmente queste persone, questi sbandati, si fanno leva. Ed ecco qua, una volta che arrivano qua sopra, poi scavalcare è un gioco da ragazzi. Ci troviamo un po' di tutto, c'è addirittura latte, bancali, immondizia varia, segni di passaggio. L'erba è più schiacciata da quella parte lì, probabilmente si dirigono verso quell'accesso che vediamo in fondo. Cerco di zoomarlo in mezzo a quelle piante ed entreranno là dentro. Chi sono? Questo lo possiamo soltanto immaginare. E questa è la situazione. Abbiamo un po' di rifiuti vari. Adesso scendo di nuovo. Senza farmi male, ecco. Il professore sta chiamando, andiamo un po' a vedere se... Sì, ho fatto vedere un po' Una delle... parte di questa proprietà Sì. per anni era stata utilizzata come Ho parcheggio, tra capito. l'altro molto utile perché Sì, fermiamoci qui, professore. è dietro al tribunale. Sì. Comunque, Noi vabbè. comunque con questa vogliamo segnalare la situazione, quello che ci hanno segnalato A nostra a volta. nostra volta, e speriamo che qualcuno possa così occuparsene e fare delle indagini più approfondite. Siamo a due passi dai giardini pubblici, dove Dal tribunale, abbiamo appena visto un'altra situazione alle spalle del sconfortante, tribunale. alle spalle del tribunale, quindi sembra un po' così. Sì, e qua ripeto, il flusso continuo dei clandestini e dei vagabondi, delle persone che non hanno Una fissa dimora o timone, comunque devono. continuerà sempre se non si tronca all'origine questo flusso, se non si tronca e si mette in sicurezza la nostra città. Va bene, un saluto. Va bene. Ciao ragazzi, arrivederci, a presto. A presto.